Ragazzi, io devo essere sincero, va bene che i derby sono una partita a parte, ma vedendo il Milan nell'ultimo periodo e vedendo comunque l'Inter contro il City, ma non mi sarei mai aspettato una partita del genere da parte del Milan. Perché se nel primo tempo il Milan gioca meglio i primi 15 minuti, mentre il restante del primo tempo per me lo gioca molto meglio l'Inter. Nel secondo tempo, a parte qualche occasione sporadica dell'Inter, ma quante ne ha avute il Milan? Cioè, nel secondo tempo, ragazzi, il Milan ha giocato veramente, veramente molto bene e continua ad attaccare il Milan. Con Tito Hernandez respinge Sommer coi pugni. Cioè, ragazzi, Sommer avrà fatto tre o quattro parate fondamentali nel secondo tempo, veramente. Che poi il portiere sta lì apposta per parare, quindi per fortuna dell'Inter, Sommer stasera ci ha messo i guantoni, ma... Ripeto, non mi aspettavo una risposta del Milan così importante, questo nuovo modulo 4-4-2, e invece per adesso sta funzionando, sta funzionando questa tattica qua di Fonseca, dove ripeto, secondo me nel primo tempo gioca molto meglio l'Inter. Nel primo tempo è vero che parte forte il Milan come di consueto, no? Un po' come con Liverpool, dove Pulisic sembrava veramente indemoniato. Infatti poi l'azione del gol dove recupera palla su Mkhitaryan che dorme, infatti poi una certa Inzaghi l'ha tolto. Poi Pulisic però quando recupera quel pallone passa in mezzo a 2-3, non lo fermi, alla fine entra in area di rigore e ti fa anche il gol. Quindi bravo bravo Christian Pulisic che si conferma top player di questo Milan, giocatore che trascina proprio la squadra. Tra l'altro c'aveva avuto anche un'occasione prima Morata con un tiro a giro dentro l'area di rigore dove però Sommer riesce a mandarlo in calcio d'angolo. Poi dopo quella cosina lì diciamo che il Milan si è un po' spento, no? Come succede spesso nelle partenze forti del Milan, dove invece è salita in catena dall'Inter. Attenzione, c'è il gol del Milan, ragazzi! Gabbia, ha fatto gol Gabbia! Ha fatto gol Gabbia! Gabbia, ragazzi, che devo uscire, aveva i crampi, aveva Gabbia! Dove sta andando? Dove sta andando? Aveva i crampi Gabbia, ragazzi, doveva uscire. Stava per entrare Pavlovic. Stava per entrare Pavlovic. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Possiamo dirlo, però, per me oggi il vantaggio del Milan è meritato. Per me, obiettivamente parlando, perché ho visto questo derby e questa partita, il vantaggio del Milan per me oggi è meritato. E vi stavo raccontando comunque, secondo il primo tempo, a parte i primi 15 minuti, che vi ho raccontato le azioni, chi ha fatto l'assist? Reinders, colpo di testa di Gabbia, gol. Inquadrata perfetta. Gabbia sovrasta chi è? Frattesi. Frattesi, tra l'altro poi Inzaghi ha avuto le palle, perché Inzaghi ti smonta il centrocampo. Inzaghi stasera non era soddisfatto del centrocampo dell'Inter. Toglie Çalhanoğlu, toglie Barella, forse è il migliore, anche se poi lo toglie. Li toglie tutti, li toglie tutti Inzaghi. Ripeto, primo tempo, primi 15-20 minuti meglio il Milan, poi l'Inter sale in cattedra, il Milan si chiude un po' e arriva poi il gol dell'Inter con questa palla al volo di prima di Di Marco per Lautaro, poi Lautaro finta di tirare col destro, se la sposta sul sinistro, poi riesce anche a allungare e a fare quel bellissimo filtrante di Lautaro per Di Marco. Di Marco poi col mancino incrocia e trova il gol dell'1-1. Poi c'è stata una grandissima parata di Magnan su Thuram che su una posizione, possiamo dirlo, quasi sembrava che non avesse spazio di tiro, riesce a far passare questo tiro sotto le gambe del giocatore del Milan difensore, e lì Magnan scende molto velocemente, fa una gran parata per quanto mi riguarda Magnan su Thuram, perché non era facile. Poi c'è stato anche un altro colpo, c'è stato anche un colpo di testa da parte di Thuram che non inquadra la porta per poco. L'Inter ha spinto tanto poi a fine dal primo tempo, dal quindicesimo in poi, ventesimo in poi, ma oltre il gol dell'1-1 non è andata. Nel secondo tempo l'Inter ha avuto possiamo dire, l'azione più pericolosa, la girata al volo di Lautaro, scusate, sul cross di Bastoni, molto bella quella girata di Lautaro, perché lui, anche se non vede la porta, la sente in una frazione di secondo, tira al volo, si gira e comunque anche lì Magnan fa una gran parata. Però poi ragazzi, Sommer è miracoloso perché sul cross di Emerson Royale in scivolata c'è Leao che di testa inzucca perfettamente il pallone, forse un po' centrale il pallone
di Leao, però comunque Sommer la parata la fa. Leao che poi dà la palla a Reinders. Reinders prima intenzione tira, c'è deviazione, quindi angola ancora di più di Reinders il pallone, ma anche lì Sommer fa una grande parata. Abraham che viene mandato poi in porta e col destro prova a calciare, eppure lui la palla esce fuori di poco. In quel contropiede lì con Abraham che poi manda Leao sulla sinistra, Leao botta sicura, tira e anche lì Sommer fa una gran parata. Insomma ragazzi, Sommer le ha prese quasi tutte, questa qua di gabbia non poteva prenderla perché era imprendibile, però ripeto, Sommer ha fatto tantissime parate veramente. Poi ha avuto anche altre occasioni Leao dove ha spinto un po' la palla, diciamo, in alto sopra le stelle. Leao manca la finalizzazione, ragazzi, lo sappiamo. Purtroppo lui non riesce a buttarla dentro la palla, lo sappiamo. È un buon giocatore, è un gran giocatore, ha certi strappi. Però poi quando si parla di finalizzazione, Leao poca roba. Però comunque, ragazzi, è un grande Milan. Adesso esce Abraham ed entra Pavlovic. Siamo al 92esimo, l'arbitro ha dato 6 minuti di recupero, quindi ne mancano ancora 4. 4 minuti per l'Inter, per le speranze dell'Inter di pareggiare questa partita. Forse, boh, la partita del City, col City, ha richiesto troppe energie. Può anche essere, ragazzi, non lo so. Fatto sta che poi anche il Milan ha giocato in Champions, è vero, con un giorno di differenza, di distacco, però non so se quello fa la differenza, onestamente parlando. Io penso che a sto giro il Milan sia stato più cattivo stasera dell'Inter stessa. Se sentite russare come sempre, il mio cane che russa sempre. Per il resto, Fonseca salva la panchina, perché se Fonseca avrebbe perso malamente stasera veniva cacciato. Invece Fonseca per il momento con questa vittoria direi che rimane saldo nella panchina del Milan. Comunque stasera direi che del Milan tutti bene. Forse quello che mi è piaciuto un po' meno è Fofana. Fofana ancora, ragazzi, non mi convince. Si parlava di un grande giocatore, ma al momento in questo Milan non mi sta convincendo. Cioè, persino lo stesso Emerson Royal, che è un giocatore un po' così, stasera ha giocato molto molto bene. Per il resto, ragazzi, boh, mi aspettavo un po' di più di Moura all'Inter. Forse, non lo so, quest'anno diciamo che fa l'effetto opposto l'Inter. Se l'anno scorso l'Inter ha un po' mezzo snobbato la Champions perché è arrivata seconda nel girone, poi è uscita, si è concentramente, cioè si è solamente concentrato sul campionato per la seconda stella. Forse quest'anno l'Inter si concentra più sulle altre competizioni che sul campionato e quindi lascia qualche punto qua e là. Può anche essere questa qua una chiave di lettura, però ecco, fa strano vedere uscire Mkhitaryan, Çalhanoğlu e Barella in un derby, quando poi alla fine il punto cardine dell'Inter, il più forte, è sempre stato proprio il centrocampo, no? A vedere uscire prima Mkhitaryan, che non ci ha capito nulla stasera. Çalhanoğlu offuscato completamente, perché Çalhanoğlu è stato offuscato stasera, infatti anche lui è uscito molto, molto deluso. E poi dopo Barella mi ha fatto strano, mi ha fatto veramente strano, ragazzi, perché ripeto, è il punto forte dell'Inter, il centrocampo. Stasera il centrocampo dell'Inter non benissimo. Il Milan riusciva spesso e volentieri a entrare e a bucare proprio dal centrocampo. Cross dentro, Darmian di testa, è saltato da solo Darmian. Completamente da solo Darmian di testa sul cross di Di Marco, ma non inquadra la porta, la palla va altissima. Ma questa è una grande occasione, eh? Questa è una grande occasione per l'Inter non sfruttata. Però ripeto, alla fine non mi aspettavo una prestazione del genere. Io ero stato convinto che l'Inter vincesse anche sto derby, invece vedete, il calcio sorprende, il calcio è bello anche per questo. Però ragazzi, alla fine è andata così. Magnan alla fine ha recuperato. Io pensavo che non ci riuscisse dopo l'infortunio in Champions, invece alla fine è rimasto in porta. Meglio così, perché Magnan, quando ci ha voluto mettere la pezza, quelle 2 o 3 volte ce l'ha messa. Anche Magnan stesso. Però ripeto, Sommer ha fatto molto più parate. Il Milan ha fatto molto più tiri. Secondo me il Milan stasera ha giocato molto meglio e merita questo derby. Sapete, io sono molto sportivo, dico le cose come stanno. Al momento il Milan sta meritando questo derby. Poi magari adesso l'Inter pareggia. Però se andiamo a vedere le conclusioni, come ha giocato la squadra, stasera merita il Milan completamente. Un grande Milan, veramente un grande Milan questa sera. Però vediamo un po'. Di Marco, numero di Marco, sombrero, tiro ribattuto. Spazza ancora il Milan con 5 di ginocchio. Attenzione al contropiede del Milan. 4 con 3, Okafor. Poi sbaglia ancora Okafor. Esce dalla Reinders. Esce Sommer. Contropiede del Milan, ragazzi, che stava diventando molto pericoloso per l'Inter. Spazza adesso qua, 20 secondi alla fine. Vediamo un po'.
Non so neanche se poi si continuerà a giocare, eh. Non so se ci sarà ancora un extra time in più, perché non so se non ho visto se si è perso tempo, ma in teoria mancano 5 secondi e la partita è finita, in teoria. In pratica poi non lo so. Palla lunga, Thuram spizza di testa, spazza ancora Emerson Royal, che partita ragazzi Emerson. Attenzione perché qua Loftus-Cheek si gira molto bene, contropiede del Milan, 2 contro 1, Chukwueze, 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 allarga per Okafor, mamma mia Okafor, cosa si mangia davanti alla porta? Alto sopra la traversa, il tiro di Okafor, poteva essere il 3-1 per il Milan. Cosa si è mangiato qua Okafor? Ma è finita in questo momento! Il Milan vince il derby di Milano 2-1 in casa dell'Inter, tra virgolette, però questa sera c'erano più tifosi interisti che milanisti. Clamoroso, ragazzi, Fonseca che batte Inzaghi. Chi l'avrebbe mai detto? Ma chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto? Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Quest'anno sarà un bel campionato perché vedo che tra Juve e Inter se ne perdono di punti. Zitta, zitta, che non sa proprio il Napoli che senza coppe qui magari. Sapete, no? Avete capito? Perché qua punti se ne perdono parecchi. Ragazzi, complimenti al Milan. Complimenti al Milan perché se l'è meritato. Se l'è meritato e complimenti vivamente al Milan. Ragazzi, direi che il video può finire qua. Se vi è piaciuto, un bel like, commentate e iscrivetevi al canale. Mi raccomando. E niente, qui da me anche tutto. Bella.